Ok, boh. Come ho promesso, si ritorna ai video normali di recensioni per il momento. Allora, ho fanculo. Il lanciafiamme al posto dell'accendino, ma vabbè. Siamo seri. Oggi volevo fare una top 3 di CD che mi sono veramente piaciuti. Allora, ce li ho in mezzo a quella moltitudine di roba, però ve ne parlerò solamente di due. Perché fare una top 3 sarebbe troppo lunga. Allora, ragazzuoli, quanti conoscono gli Skeletoon? Nessuno, penso. Bene, è il primo gruppo che voglio recensire oggi. Perché sono una coppia praticamente sputata. Degli Halloween. Allora, questo gruppo italiano, che ho avuto l'onore di conoscere al Padova Metal Fest, ma ne parlerò in un altro video, sono praticamente la copia sputtata degli Halloween. Perché vi dico? Oltre al genere che è power metal, ed è un power metal veramente molto cattivo, tranne in una ballata che va bene, lasciamo stare che lì si fanno perdonare, loro fanno principalmente power, la chitarra chitarre mai distorte, con assoli sempre composti, e una voce lamente molto molto gradevole, made in gamma ray, diciamo. Perché una voce così del cantante, che adesso non mi ricordo come si chiama, Chiedo Venia, perché fa degli Skeletoon, Chiedo Venia, non mi ricordo come si chiama il cantante dei cosi, vabbè, non mi ricordo come si chiama il cantante degli Skeletoon, Chiedo Venia. Ha una voce molto alla ai vecchi Halloween. E come dice Mario Tiotto, questo gruppo è nato come proprio cover band degli Halloween. Poi ha cominciato a fare roba loro, diciamo. Sì, ha cominciato a comporre le proprie canzoni. Invece il secondo gruppo, vabbè, li conoscete tutti. Sono i famosissimi Cannibal Corpse, ma il loro CD in questione è The Skeleton Domain. Un CD così potente, massiccio, con riffoni di chitarra che veramente ti fanno tremare la sembrano dei terremoti, non l'avevo mai sentito. Poi vabbè, la voce di Fischer, il basso non l'avevo, e il bassista non li conosciamo tutti quanti, ma il CD in totale veramente è diciamo, secondo me è uno dei più belli che si possa ascoltare dei Cannibal Corpse. Ne hanno fatti veramente di sono meravigliosi, ma quello in particolare è meraviglioso. Dovrei averlo da qualche parte, sempre là in mezzo, però voglia di tirarlo fuori, zero. Terzo e ultimo gruppo che con questo co così concludo, non vi rompo più le scatole.
Penso che lo conoscerete meno perché sono mezzi italiani, mezzi inglesi. Allora, il cantante italiano con band inglese si chiama The Tiger Pan Fang. Sono, diciamo, una fusione tra Saxon, Deep Purple. Saxon è Deep Purple, secondo me. Regia, dico giusto? Sì? Ok. Di voce il cantante se la, diciamo sì, ci sta. I riff di chitarra molto belli, veramente uno splendido gruppo. Uno splendido gruppo, un CD che ho sempre lì in mezzo nelle sanfusaglie, tra spinner e altre robe che non ho voglia di tirare fuori in questo momento. Il CD non mi ricordo neanche come si chiama, chieda ancora Venia. Che veramente un CD degno del vecchio hard rock che ad alcuni può piacere, impapino, può piacere ad altri no. Gusti, De Gustibus dice. Però niente, questa secondo me era una top 3 personale. Dei miei 3 CD preferiti. Perché ragazzi, adesso andare a retroso nelle vecchie glorie mi è sembrato un pochino scontato. E ho voluto recensire brevemente questi 3 CD qui. Comunque, ragazzi, se il video vi è piaciuto, questa diciamo, era una breve recensione così per riprendere il ritmo. Dopo, come ho detto, sì, ritornerò a fare anche i vecchi gameplay. Dovrò anche sostituire, vabbè, come ho detto, il PC e sti cazzi e matti. Tanto avviciniamoci un po'. Fanculo. Niente, era una breve recensione di questi tre gruppi. Come la penso? Se voi li conoscete, ditemelo che magari ci si scappa una discussione. Niente, per il vostro topolone di fiducia è tutto. E voi topolini, rock and roll! Output.